A Bergamo si respira la vera aria del Natale. La città regala un calendario ricco di appuntamenti e coloratissime occasioni per scoprire sapori e creatività. La magia delle luci, i sapori della tradizione e gli addobbi colorati sono il segnale che si avvicinano le festività più attese dell'anno. Bergamo a Natale si anima di un'atmosfera speciale e se il borgo medievale della città alta sprigiona il suo fascino tutto l'anno, dicembre è il mese ideale per trascorrere un weekend magico a Bergamo. Da non perdere i tradizionali mercatini di Natale in Piazzale degli Alpini. Le casette di legno offrono l'opportunità di apprezzare specialità enogastronomiche e di acquistare opere di artigianato locale, stoffe ricamate, bigiotteria e lavori in ceramica, vetro e legno. Numerosi gli artigiani provenienti da tutta Italia, ma anche dall'estero. Quest'anno le casette sconfineranno sul marciapiede di Viale Papa Giovanni e abbracceranno la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che accompagnerà l'inverno bergamasco fino al 29 gennaio. Anche la Next Station per l'occasione cambia volto e diventa Platz. Ospiterà una folta serie di appuntamenti e serate a tema che graviteranno attorno alla sfera natalizia e culturale bergamasca. Il Christmas Village, allestito in Piazza Dante, è dedicato al buon cibo e all'artigianato. Anche qui si possono trovare proposte gastronomiche provenienti da diverse regioni italiane, idee regalo e addobbi natalizi. Una passeggiata alla città alta tra luci e profumi tipici del Natale rende la città di Bergamo un luogo incantato che attira ogni anno migliaia di turisti da tutto il mondo. Negli ultimi anni Bergamo si è rivestita di luce come non mai. Accanto alla capanna è apparso un grande albero di Natale acceso il 4 dicembre, è arrivata la grande ruota panoramica ad affiancare la giostra planata al canto al sentierone una ventina di anni fa. L'albero di Natale proviene dal giardino della biblioteca di Gorno, dove non poteva più stare perché è pericoloso. Il sindaco del paese, Giampiero Caligari, nonché presidente della comunità montana della Valseriana, ha deciso di regalarlo al comune di Bergamo.